Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il day after di Rijeka Napoli, una partita che ha visto gli azzurri portare a casa comunque tre punti che proiettano la squadra di Gattuso in testa al girone, ma praticamente sono tutte in testa a pari punti con Real Sociedad ed AZ, come era preventivabile, tutti a sei punti, quindi sicuramente un passo importante in chiave qualificazione, non un passo importante in ottica di una ripresa del gioco, della convinzione, delle prestazioni rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Quindi sorgono ancora alcuni interrogativi sul momento di condizione del Napoli, sulle difficoltà forse anche di interpretazione del modulo, sulla difficoltà di alcuni calciatori a dare continuità, per esempio leggendo anche un po' le pagelle sui quotidiani, voti molto negativi per Lobotka, che continua a non convincere. Ieri non una grande prova da parte di Koulibaly, anche se lui poi non è nuovo a determinati cali di tensione contro alcuni avversari. Insomma, ci sono tanti argomenti di cui discutere col Napoli, che già prepara la partita di dopodomani contro il Bologna per tornare a fare i tre punti fuori casa in campionato. 0816363663 è il numero per le vostre telefonate in diretta. Oggi più che mai, insomma, vogliamo conoscere quello che è il vostro parere, quella che è la vostra sensazione sulla gara di ieri e sul momento appunto degli azzurri, su quello che dovremo vedere nelle prossime uscite. Napoli che ha fatto un po' di turnover, neanche troppo poi nella gara di ieri, ma qualche cambio c'è stato, non radicale. Non abbiamo visto ancora Rachmani, per esempio, potrebbe tornare col Bologna ad avere una formazione tipo, con Osimhen, che per esempio ieri ha riposato perché era squalificato ovviamente, che potrebbe tornare al centro dell'attacco nel 4-2-3-1. Gattuso che insomma sembra orientato a confermare ancora una volta questo modulo. Potremmo rivedere Manolas, potremmo rivedere dal primo minuto ovviamente Fabian Ruiz con Bakayoko, potremmo vedere se ci sarà spazio per Zielinski, per esempio, che anche ieri ha giocato solo 10 minuti a testimonianza del fatto che forse non è ancora al meglio. C'è Cristian al telefono con noi, al 0816363663. Ciao Cristian, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Ascolta, io volevo chiederti una cosa, volevo fare una riflessione, perché io sono appassionato ovviamente del Napoli e sto seguendo il Napoli un po' le ultime partite. Va bene che ora è presto, non bisogna trarre conclusioni, ma io vedo sempre un Koulibaly sempre più disastroso ultimamente. Koulibaly ne sta facendo di ogni, ma non solo, vedo anche un Mertens totalmente fuori ruolo. Però la domanda che mi faccio è: ma siamo sicuri che il modulo più adatto al Napoli? Ripeto, siamo all'inizio ed è perfetto, tutto ancora da divenire, però siamo sicuri che il 4-2-3-1 è il modulo giusto per il Napoli? Perché io continuo a vedere sempre un 4-3-3 più adatto. Inoltre volevo chiedere, ma perché Rachmani non gioca mai? Ma giusto perché Koulibaly sta giocando tutte, non sarebbe opportuno pure che giocasse pure lui? E un'ultima cosa, se mi permetti, sì, volevo sapere, avere dei chiarimenti anche sulla situazione Lazio, ASL, quello che sta succedendo, effettivamente quello che rischia per il caso Immobile ed altri casi, che non c'è molta chiarezza al riguardo. Ti ringrazio e ti ascolto per radio. Va bene. Grazie Cristian. Capitolo Lazio, magari poi ne parliamo a breve anche con Raffaele. Rispondo sulle prime due. Sulla questione 4-3-3 il dubbio è sicuramente legittimo, anche perché questa squadra è costruita per giocare col 4-3-3. A inizio stagione noi ci aspettavamo partisse col 4-3-3, poi l'obiettivo era far coesistere Mertens e Osimhen. Le prime partite sono andate così bene e quindi chiaramente si è proseguiti su quella strada. Perché non gioca Rachmani? Bella domanda, te la passo, Raffaele Auriemma. Buongiorno. Ma io che ti avevo detto in questi giorni a proposito di Rachmani? Mi sa che non gioca neanche col Dieca. Allora, evidentemente la mia previsione è stata corretta, e non capisco, sai perché? Perché mi raccontano che Gattuso, tra l'altro, lo stima non poco a Rachmani, quindi non riesco a capire perché non ha fatto neanche un minuto di gioco ed è l'unico tra i calciatori di movimento che non l'ha fatto. Sul capitolo Lazio, vedete che poi i nodi vengono al pettine, perché è obbligatorio per le società di calcio, quando hanno un contagiato, comunicarlo all'ASL, sempre, cosa che ha fatto il Napoli, che è stato punito per questo dal giudice sportivo. Io direi di sentire anche un messaggio vocale intanto, tra quelli arrivati al 339 666 9990. Poi parleremo anche di Lobotka, perché ci sono tanti commenti su di lui. Sentiamo.
Messaggi vocali, sentiamo. Sentiamo. Non arriva. Non arriva, che vuol dire non arriva? Che vuol dire non arriva? Che questo messaggio non va bene? Perciò non arriva. Buongiorno Raffaele e Andrea. Ragazzi, io penso che la partita con l'Atalanta sia stato un guaio. Uno, perché ha illuso molti tifosi del Napoli sulla reale forza del Napoli, e due, perché ha mostrato alle altre squadre come non affrontare il Napoli. Poi, per quanto riguarda Gattuso, Gattuso è un grande, come uomo non c'è niente da dire, lui capisce benissimo il problema ed è il primo a farsi fego da mal. Però quando lui stesso ammette che probabilmente non riesce a entrare nella testa dei giocatori, per questo si sbaglia sempre l'approccio alle partite, ha ragione. Però la colpa di chi è, se non dell'allenatore, che la squadra sbaglia l'approccio alle partite? Voi che ne pensate, ragazzi? Beh, cosa ne penso? Ne penso che Gattuso che deve fare? Che deve fare con la testa? Diciamo che se non ti entra in testa uno come Gattuso è grave, cioè il problema ce l'hai tu, eh? Il problema perché ce l'hai tu. Finché vedi Ancelotti che ha quell'approccio lì, puoi anche capire che non ti entri in testa, ma se non ti entra in testa Gattuso, forse il problema ce l'hai tu. Guardate che io i primi 40 minuti della partita di ieri, io sono rimasto veramente imbarazzato per Gattuso, perché si sarà reso conto di tutte le problematiche che ci sono state nell'ultimo anno e mezzo. Perché il Napoli è questo, è Gattuso che lo ha trasformato, perché tutti i giorni sta lì a martellare, ma quella squadra ha quella mentalità, è una squadra senza personalità. Ma dai, ma se lo stesso Koulibaly, che noi tutti consideriamo essere un calciatore da 90-100 milioni all'anno, ma ti fa quelle prestazioni, ma può essere mai più un calciatore da 90-100 milioni all'anno? Uno come Koulibaly dovrebbe essere come Sergio Ramos, che ti gioca pure contro i nipotini con lo stesso ardore che ci mette in una finale di Champions. Se i calciatori vanno a corrente alternata, ma non sono grandi calciatori allora, perdonate, ma non lo sono. C'è Luigi al telefono? Pronto? Sì, vai. Pronto? Sì, Luigi, rapidamente, perché sennò dobbiamo tagliarti, capito? Vai. Ok, grazie, ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Senti, io volevo dire solo una cosa. Secondo me il Napoli non c'ha nessun problema, né di modulo, né tecnico. Secondo me è solo un problema di prestazione fisica, come devo dire, mo. Cioè, fisicamente, non li vedo bene, sono troppo lenti e macchinosi nei movimenti. Prende tutto qua. Alcuni giocatori, secondo me, andrebbero a riposare un pochettino. Luigi, io capirei quello che dici tu se dal primo all'ultimo minuto il Napoli è lento e macchinoso, ma se non lo è più dal 40° in poi, vuol dire che non è una questione fisica, è solo una questione di testa, caro Andrea Falco. Altrimenti io al 70° sono più stanco che del 10°, non viceversa. O no, se le equazioni nel calcio hanno sempre un valore. Sentiamo anche. Sì. Vai, rapido. Anche perché i cambi non sono stati all'intervallo, voglio dire, cioè lui ha fatto cambi veramente di fine partita, di svernamento, non cambi che hanno cambiato poi, esatto, la partita, il ritmo della squadra. Quindi assolutamente d'accordo con te. Ci sta, Raffaele, secondo me, in alcune partite in Europa League approcciare un po' così. Il problema è se te lo porti poi anche in campionato. Quindi vediamo. Messaggio vocale. Domenica, che succede? Vorrei un giudizio su Fabian. Non mi piace come gioca. Spiegami un po' qual è il suo ruolo originale. Questa è un'altra bella storia. Ma uno come Fabian Ruiz, che punta a giocare con il Barcellona e il Real Madrid, ma si può permettere di entrare in campo con quella mollezza? Ma io non lo so. Io veramente dico, noi siamo tifosi del Napoli, bene, però nell'essere tifosi, quando c'è qualcosa che non gira per il verso giusto, bisogna dirlo. Bisogna dirlo che Fabian Ruiz non è probabilmente quel calciatore che pensavamo fosse, questo crack strappato ai grandi club come Barcellona e Real Madrid. Quindi sono quei calciatori che, se tu riesci a piazzarli ad un buon prezzo, ma è giusto anche venderli, perché probabilmente si sentono anche deprezzati dalle nostre parti. Che facciamo? Ci dobbiamo fermare adesso per pochi istanti, poi torniamo anche con un ospite al nostro microfono. Fammi ricordare velocemente i contatti: 0816363 per intervenire in diretta, e poi c'è anche il 339-666-9990 per i WhatsApp scritti e vocali. A tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.
Siamo tornati, siamo tornati live, sì, si gonfia la rete, voce di popolo, eccoci. Per la voce di popolo, appunto, approfitto, Raffaele, per ricordare lo 081-636363 per tutte le vostre telefonate, oltre al numero per i messaggi WhatsApp e le note vocali, il 339-666-9990. Sentiamo i messaggi vocali. Buongiorno Raffaele e Andrea. Lobotka non si può vedere, non ha fatto un passaggio in avanti. C'è un giocatore che insieme a Demme è proprio improponibile. Con Fabian potrebbe andare, ma insieme a Demme è improponibile, e penso anche insieme a Bakayoko. Non ha fatto un passaggio in avanti. Cosa ne pensate? Grazie, ciao Claudio da Napoli. Guarda, io non amo criticare le mosse di mercato del Napoli, perché in genere il Napoli fa sempre delle operazioni coerenti. Però io su Lobotka veramente non riesco a spiegarmi perché il Napoli lo abbia comprato. Ma sono davvero sincero, in estrema onestà, probabilmente non si è adattato al campionato italiano, a Napoli, probabilmente ha qualche problema familiare, che ne so, pure con la moglie, e perciò non sta rendendo al meglio. Però non si può guardare, amici miei, io non riesco a capire lui cosa fa in campo. Mediano metodista? No. Incursore? No. Mezzala nel centrocampo a tre? No. Trequartista nel 4-2-3-1? No. Ma allora che cosa serve Lobotka se in tutte queste condizioni di gioco non ha mai reso, ma neanche per 5 minuti? A me è piaciuto quel calcio, ma neanche per 5 minuti. Quindi spero di sbagliarmi, spero che prima o poi Lobotka si riprenda, perché finora è stato veramente molto deludente. Che volevi dire, Andrea? Una fase di un buon Lobotka l'abbiamo avuta, secondo me. Quando certo stava in un'altra squadra, Celta Vigo. No, durante l'estate, quando a un certo punto Gattuso cominciò per alcune partite a preferirlo a Demme. È un giocatore, Raffaele, che secondo me uno non sta in piedi fisicamente in questo, cioè non è in condizione di giocare a calcio a quei livelli. Ha una qualità, che è una certa rapidità di pensiero in un certo tipo di calcio, ma tutto il resto non ce l'ha, e se ci metti che non sta neanche benissimo fisicamente, allora diventa quello che hai detto tu, cioè un giocatore che di cui non ci si spiega l'utilizzo. Fabio al telefono, buongiorno. Buongiorno ragazzi, io a conferma di quello che dici tu, Raffaele, su Koulibaly, finalmente, perché sento una voce fuori dal coro, tutte queste supervalutazioni eccetera. Noi a Napoli abbiamo una memoria corta, ma ci siamo dimenticati Koulibaly l'anno scorso. Ci ha fatto perdere sette partite. Bravo, esatto. Allora, queste supervalutazioni per onestabile, a Napoli, a me mi dà la stessa impressione in parallelo della situazione di Hamsik. Vi ricordate che lo aspettavamo sempre nelle grandi, che grande giocatore, nelle partite poi importanti venivamo. Questo fatto della corrente alterna di questi giocatori, caro Raffaele, ci ha proprio scocciato. I giocatori devono entrare in campo, sono pagati per giocare tutta la partita, anche con i nipoti, come insegna il Real Madrid, altrimenti si parla solo di Real Madrid Barcellona, ma alla fine i fatti sono quelli che rimangono a Napoli, punto e a capo. Hai ragione, Fabio, grazie di averci chiamato con la veemenza che piace a me, con la correttezza ma veemenza che piace a me. Io concordo, d'altra parte, fosse arrivata un'offerta, mezza offerta per Koulibaly, il Napoli ovviamente l'avrebbe venduto, anche perché con Manolas, Maximovic, Rachmani prendevi magari pure Senesi dal PSV Eindhoven. Voglio dire, cioè, se tu puoi rimpiangere un calciatore se ti fa la differenza in tutte le partite, allora io, sapete a chi rimpiango quando non c'è? Io rimpiango Lorenzo Insigne, perché lui veramente gioca tutte le partite con lo stesso ardore. Ieri, quando è entrato in campo, ma sarà un caso, dopo 2 minuti il Napoli ha segnato, la squadra ha preso un altro dinamismo, un'altra qualità, un'altra effervescenza, ha avuto delle giocate che prima non c'erano. Allora, amici miei, voi che ancora continuate a criticare Lorenzo Insigne e dite non è un campione, ma magari non lo sarà, ma nel Napoli è altro che un campione, è un giocatore indispensabile. C'è Antonio al telefono. Ciao, salve, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Scusami, io mi riferisco che comunque
ti voglio ribadire che sullo box tra due date dell'ignorante per me personalmente, quando ho detto stiamo guardando un slovacco che viene in Italia che non ha mai giocato a calcio, ma è dato dell'ignorante, perché vabbè, tu comunque hai sempre detto che lo box era un buon acquisto per il Napoli. Sì. Io la ricordo bene questa cosa, e adesso te la voglio dire in diretta. E lo continuo a dire, non è che voglio polemizzare con te, Anto, sì. Fammi la cortesia. No, ma io non sto a dire nemmeno così, ma devo continuo a sostenere che lo Botka è un buon giocatore, ma l'ho detto, l'ho precisato, ma di Serie B lo dici tu, perché sarai tu di Serie B. Lo Botka è un buon giocatore, è un nazionale slovacco, solo che da quando è venuto a Napoli io non lo capisco più. Non vedo più niente in lui, altrimenti non sarebbe nazionale, non giocava nel Celta Vigo. È un calciatore che nel Napoli io lo trovo completamente trasformato in peggio. Allora per questa ragione mi chiedo come mai il Napoli lo ha preso, se temeva di avere questo tipo di rendimento all'interno di una squadra che non ha neanche il modulo che lo può esaltare, perché ripeto, 4-2-3-1 non è arte sua. Metterlo nei tre quarti dietro alla prima punta non è arte sua. Io credo che nel 4-3-3 davanti alla difesa può essere quel calciatore per il quale d'altra parte il Napoli aveva comprato Andrea insieme a Demme, perché serviva un riferimento davanti alla difesa. Al momento è un po' lento, compassato, poco incisivo, poca verve, tutte caratteristiche opposte rispetto a Musa Barrow, sicuramente il giocatore più pericoloso che Napoli affronterà domenica. Abbiamo al telefono il suo procuratore, l'avvocato Luigi Sorrentino, che salutiamo. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno caro avvocato, grazie innanzitutto di partecipare alla nostra trasmissione. Sono quei calciatori, Musa Barrow, che se gli dai tempo e la possibilità di esprimersi, poi prima o poi esplodono, perché qualcosa lo dimostrano anche quando giocano poco. E nel Bologna io ho visto, soprattutto contro il Cagliari, un ragazzo con una energia travolgente e coinvolgente. Quindi che è successo? È stata l'area di Bologna che lo ha fatto crescere definitivamente? Ma io penso che più che l'area di Bologna sia il fatto di giocare con una certa continuità. I ragazzi hanno bisogno di giocare, e se hanno delle qualità, queste qualità vengono fuori solo giocando, ovviamente. Se invece vengono impiegati una volta sì, due no, è difficile per i ragazzi emergere, prendere il ritmo partita e mettersi in evidenza. È cosa che d'altra parte credo che Mihajlovic, che non è nuovo al lancio e alla credibilità che lui dà ai calciatori giovani, perché ricordiamo che Donnarumma lo ha fatto esordire lui a 16 anni nel Milan, quindi anche un allenatore tenace e capace di individuare in giovani come Barrow il talento che può servire alla squadra, questo sarà stato il tocco ulteriore per la crescita di Musa. Senza ombra di dubbio, e la fortuna dei calciatori sono gli allenatori. Bisogna avere la fortuna di trovare gli allenatori giusti, come è stato Gasperini per il suo lancio all'Atalanta, e adesso c'è Mihajlovic a Bologna che lo sta consacrando. È vero. Sì. Ti volevo chiedere, avvocato, entrando un po' in clima partita di questo Bologna di inizio stagione, squadra non è partita benissimo, considerando come bene aveva finito il campionato l'anno scorso, che tipo di rivale, di avversario può essere per un Napoli un po' frastornato oggettivamente, quello di questo periodo? Ma non direi un Napoli frastornato, perché in questo periodo, a parte il fatto che è un campionato anomalo questo secondo me, e vediamo che sono tutti in difficoltà, lo stesso Milan che veniva da una sfilza di vittorie, di partite giocate alla grande, ieri ha avuto una battuta d'arresto, quindi è difficile riuscire a valutare correttamente le squadre in questo periodo. Non dimentichiamoci che ad agosto abbiamo giocato e subito dopo 15-20 giorni abbiamo cominciato la preparazione, quindi secondo me è difficile in questo momento riuscire a capire le squadre come sono impostate, se sono impostate correttamente o meno.
ci vuole del tempo. Napoli è una grande piazza, un grande allenatore, una grande squadra, verrà fuori sicuramente. Dopo è ovvio, voi prima parlavate di Lobotka, ma io vi faccio l'esempio di Eris. Grandi giocatori arrivano in Italia e fanno fatica a calarsi nella nostra realtà. No, infatti, è così. È proprio quello che noi ci chiedevamo. Come mai poi un calciatore come Lobotka, con un allenatore come Gattuso, che è, diciamo, lo stesso genere di Mihajlovic, no? Non è uno che... Sì, no. È giusto, no? Sta attento ai particolari, cura tutte le cose, però bisognerebbe entrare nella testa dei ragazzi. Io mi ricordo Platini, arrivò la Juve, sembrava un fantasma, dopo sei mesi però boom, svoltò. Il nostro campionato non sarà il più bello del mondo, ma sicuramente il più difficile. Certo. Quindi a volte si pesca bene e a volte si pesca male. Domenica si affronteranno due squadre che sono un po' refrattarie al pareggio, perché il Bologna ne ha perse 4 e ne ha vinte 2. È ipotizzabile che, secondo la legge dei grandi numeri, alla fine pareggino proprio loro due, avvocato? L'altra partita a Bologna finì 1-1. Anche, infatti. Quindi, per la legge dei grandi numeri, io penso che, e spero che sia una partita con tanti gol. Sì, ma uno come Barro... Il gol è l'essenza del calcio, inutile che ci nascondiamo. Uno come Barrov è mai entrato nel mirino del Napoli, avvocato? Ma guardi, io a parlarne se ne è parlato poi. Prima di rispondere a questa domanda, siccome oramai è tutta la settimana che mi chiedono di Barrov, Napoli, voglio fare una precisazione. Noi a Bologna ci troviamo benissimo, non bene. Ci credo. Una grande piazza, no, perché siccome ho letto diverse mie interviste dove si parlava sempre che il ragazzo deve andare al Borussia, a Chelsea, allora non voglio dare questa impressione. A Bologna ci troviamo benissimo. Grande piazza. Io parlavo al passato, avvocato. Si mangia benissimo. Io parlavo al passato, come retroscena. Pure a Napoli non è che si mangia male, però, A Napoli non è che si mangia male. Io sono di lì, sono campano, quindi non è. Ecco, quindi. E mi sento a casa quando vengo a Napoli. No, non è. Si mangia benissimo. A casa mia si mangia cucina napoletana, anche se mia moglie è di vicino Udine. Mm-hmm. Oramai cucina anche lei alla napoletana. Ma pure a Udine non si mangia male. Ma in Italia si mangia benissimo. Però male, avvocato, proprio per la risposta. C'è mai stato un interessamento del Napoli, restando che lui sta benissimo a Bologna? Ecco, bravo. No, non c'è mai stato un interessamento del Napoli. Come ho detto anche altre volte, l'Atalanta aveva proposto uno scambio e non col Napoli? Sì, l'Atalanta avrebbe voluto fare lo scambio con l'inglese e il Napoli ha detto no? Il Napoli giustamente voleva monetizzare Per l'inglese, non rientrava nell'ordine di idee. Non era ancora il Barrow del post lockdown, però Barrow oggi a 21 anni, e quando era l'Atalanta si vedeva già che il calciatore aveva tanti numeri, quindi vabbè, però non tutte le ciambelle riescono col buco. Voi lo sapete meglio di me, il calcio è qualcosa di soggettivo. A me piace un giocatore, a voi ve ne piace un altro. Ho capito, però se uno ha qualità, avvocato, che piaccia o meno a me o a lei, se uno ha qualità, quello è indiscutibile. Va bene, comunque, noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata e chissà che domenica non venga fuori un pareggio, perché lo ripeto, il Bologna ha fatto 4 sconfitte e 2 vittorie, il Napoli in 6 partite ne ha perse 3 e in 9 partite ne ha perse 3 e ne ha vinte 6, quindi e Gattuso ne ha pareggiate solo 4 su 39 da quando allena il Napoli, se ti può interessare. io per Mihajlovic preferirei un bel pareggio 0-0, così almeno si interrompe la serie dei gol presi. È vero, no? Tanti gol presi. Grazie avvocato, ci risentiamo presto, buona grazie giornata. Grazie a voi, arrivederci. Salutiamo la gente di Musa Barrow e salutiamo momentaneamente anche i nostri amici radioascoltatori che continueranno ad essere connessi e collegati, perché la pubblicità è qualcosa che interessa molto. Assolutamente sì, poi vi interessa tornare in diretta con noi allo 081 636 363 dopo appunto alcuni istanti
di Spot tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, torniamo in diretta. Tu hai bevuto mai latte al plutonio quando eri piccolo? No, tu niente. Non che io sappia, quantomeno, Raffaele. Ma io credo che all'epoca non esisteva neanche tutto il prodotto per i bimbi che prevede e immagina il presidente De Luca, perché noi siamo stati svezzati con il pane duro spugnato dentro al latte, è vero Maurizio Compagnoni? Buongiorno. Eccomi, ciao, ciao Raffaele, ciao a tutti. Come stai, tutto bene? Tutto bene. Tutto bene anche il Napoli, secondo te? Come risultato tutto benissimo, come prestazione. Io ieri ho intervistato Gattuso dopo la partita, sì. E l'ho trovato leggermente così adirato, vogliamo usare questo termine, e anche ragione, perché la prima mezz'ora francamente è inspiegabile. Tu come te la spieghi, visto che l'allenatore del Napoli si chiama Gattuso, non è un pinco pallino qualunque, uno che di energia ne ha sempre messa tanta, sia da calciatore che da allenatore? Sì, conoscendo Gattuso è ancora più strano questo approccio che spesso ha avuto il Napoli alle partite. Cioè, quando il Napoli approccia bene, guarda, con l'Atalanta fa delle partite capolavoro. Sinceramente non capisco, ritmo lento, senza idee, cioè come fanno il compitino. Eppure questa è una squadra che ha un potenziale enorme, che il vero Napoli ieri avrebbe asfaltato nella prima mezz'ora il Rijeka, e invece è scesa in campo una pallida controfigura. Però, il Rijeka non solo ha trovato il gol, ma ha avuto anche 3-4 situazioni importanti, ma anche all'inizio del secondo tempo, il di Menalo. Poi si è visto comunque nel secondo tempo a un certo punto che la differenza era enorme di valori tra le due squadre, poteva finire pure 4-1 per il Napoli. Poi alla hai fine... parlato della partita contro l'Atalanta, cioè stiamo parlando di una gara che risale a sei partite fa, perché dopo il Napoli ne ha giocate altre 5. Ora, nelle prime tre il Napoli ha segnato la bellezza di 12 gol e ne ha subito uno soltanto. Nelle 5 successive di gol ne ha segnati solo 5. Allora non è un episodio, è qualcosa che sta durando forse da un po' troppo tempo. È una questione di mentalità, perché noi sappiamo che cos'era il Napoli prima che venisse Gattuso. In pratica era questa roba qui, è una squadra molle. È una questione di preparazione fisica, perché non dimentichiamo che comunque è durata soltanto 12 giorni il precampionato, poi i campionati sono cominciati subito dopo. Può darsi che il Napoli abbia subito il contraccolpo, cioè una ragione deve esserci se per 5 partite consecutive il Napoli non è più quello che vedevamo e che ammiravamo prima. Maurizio, lo so Raffaele, è difficilissimo dare una risposta. Una risposta a questa domanda la può dare solo Gattuso. È chiaro che c'è un problema, perché insomma, io l'ultima volta che ho commentato del Napoli era Napoli-Atalanta, poi l'ho ricommentato ieri, mi sono sembrati due mondi diversi. Però ti ripeto, questa è una risposta che può dare solo Gattuso, ma visto il Gattuso di ieri molto molto arrabbiato, credo che sia, magari c'è anche un problema di preparazione, allora, ma credo che sia soprattutto cosa, un problema di testa, e credo che la sfuriata di Gattuso ieri avrà delle ripercussioni positive. Insomma, mi aspetto dal prossimo turno di campionato un Napoli più vicino a quello che ha travolto l'Atalanta rispetto a quello un po' molle degli ultimi tempi. Facciamo una cosa, Maurizio, proviamo a farcelo spiegare da chi era in campo ieri. No, no, Andrea, perché parla anche italiano, da lì dentro, avendo giocato. Esatto. Avendo giocato nella primavera della Juve, ieri autore dell'assist del momentaneo vantaggio del Rijeka, direi nel primo tempo incontrollabile per Koulibaly contro ogni pronostico, che ogni palla che il Rijeka appoggiava su Sandro Kulenovic ne nasceva sempre qualcosa per la squadra croata. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Ciao Sandro, buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Te lo aspettavi il Napoli così nei primi 30-40 minuti? Cioè, ti ha stupito vedere una squadra diversa da quella che immaginavate?
Noi sapevamo che Napoli è una grande squadra piena di campioni, piena di giocatori che giocano al Serie A già 5-10 anni, e sapevamo che sarà difficile giocare contro loro, però prima mezz'ora abbiamo giocato benissimo, abbiamo fatto 2-3 contropiede e poi avevamo l'opportunità per fare ancora due gol, però poi Napoli ha giocato meglio di prima mezz'ora e hanno qualità che possono vincere facile con noi, però abbiamo dato tutto in campo ieri. Tu hai sentito le urla di Gattuso tra il primo e il secondo tempo, Sandro, nello spogliatoio? No, non ho sentito niente io. Maurizio è stato tra i migliori del Rijeka, soprattutto nel primo tempo, Sandro Kulenović. Sì, ma io l'ho anche elogiato in telecronaca, ha fatto un'ottima partita, ha tenuto botta con Koulibaly, a volte l'ha anche messo in difficoltà. Io ho ricordato anche che a un Viareggio fece 6 gol in 6 partite. Credo che sia un giocatore che è transitato un anno per l'Italia, ma che con la partita di ieri, secondo me, riaccenderà l'interesse di alcuni club italiani. Sì, ci speri, Sandro, di tornare a giocare in Italia? E per forza Serie A un campionato con Premier League e la Liga, più forte campionato nel mondo. Per forza io sono stato un anno all'Italia e ho imparato la lingua, e un giorno è un sogno per me tornarci in Italia. Infatti noi te l'auguriamo, tra l'altro hai anche delle caratteristiche da prima punta che possono piacere a tante squadre. C'è una squadra in Serie A che ti entusiasma più delle altre, a parte la Juve dove sei stato, c'è qualcuna che dove ti piacerebbe anche giocare, Sandro? Non so come dire, però ci sono tante squadre che all'Italia dove ogni giocatore da Croazia vuole giocare. C'è Napoli, c'è Inter, c'è Milan, la Juve, Roma, ci sono grandi squadre. È vero, infatti. No, io un'ultima curiosità per Sandro, poi lo salutiamo, lo lasciamo soggiornato, torniamo da Maurizio. Il duello con Koulibaly, di cui parlava anche Maurizio prima, cioè come ti è sembrato giocare contro di lui? Perché ieri ha avuto dei voti molto negativi un po' su tutti i giornali, non è stato un grande Koulibaly. Come ti è sembrata dal campo e come ti è sembrato un po' tutto il Napoli dal campo, Sandro? Ma anche prima della partita ho detto che per giocare contro Koulibaly è un sogno per me, perché per me lui è uno dei tre più forti difensivi centrali nel mondo, con Ramos e Van Dijk, e per me è terzo. Giocare contro lui è stato un sogno per me. Per me ho giocato bene contro lui, però lui non è stato sul suo livello. Però anche giocare contro lui e farci fatica è per me un sogno. Allora, per salutarti, il tuo agente Ucica ha già avuto qualche telefonata dopo la partita di ieri? Ancora non ho parlato a questo tema con lui, però ci vediamo. Allora lo chiameremo noi più tardi. Grazie Sandro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E ciao. Buona fortuna per la tua carriera. Maurizio, però ha ragione Sandro, Koulibaly e altri del suo spessore sembrano essere stati di gran lunga inferiori a quello che uno poi si aspetta di vedere per meritarsi anche certe quotazioni di mercato, no? Proprio su Kulenovic, Maurizio, cioè la palla dell'assist per il gol, Koulibaly, non si può accettare che Koulibaly lasci passare quel pallone, il vero Koulibaly la gliela sradicare dai piedi la palla, no? Sì, però anche lì credo che sia un problema di testa, perché non è che all'improvviso Koulibaly si è imbrocchito. Tra l'altro prima della gara di ieri si può dire che Koulibaly stava facendo un'ottima stagione. È un problema di testa, è un problema su quale dovrà lavorare Gattuso. Credo che abbia le caratteristiche per modificare un po' l'atteggiamento dei suoi giocatori, e ripeto, sono molto curioso di vedere che reazione avrà il Napoli nel prossimo turno di campionato. Io mi aspetto una reazione importante, io credo che lo sfogo di Gattuso avrà delle ripercussioni positive nella squadra.
Sì, domenica si gioca a Bologna a ore 18 tra due formazioni che non hanno ancora pareggiato in questa stagione, hanno vinto o hanno perso. La sconfitta pesante del Milan ieri in casa in Europa League contro il Lille, che non è una squadra modesta, attenzione, può voler dire qualcosa? Cioè, stiamo sopravvalutando questo Milan anche in chiave scudetto, perché se ne parla? Ma anche qui abbiamo bisogno di riprove. Il Milan non è stato costruito per vincere lo scudetto, il Milan è stato costruito per lottare ed entrare nelle prime quattro. Poi tanti milanisti mi chiedono se il Milan è da scudetto, io rispondo sempre dipende pure da quello che fanno le altre, dipende da quella che sarà la quota scudetto. Questo discorso vale anche per il Napoli, sì. Perché che ne so, se la Juve rifà un campionato a 90 punti diventa dura per tutte, se invece lo scudetto si vince a 84-85 punti Napoli e Milan ci possono arrivare, altro e che. Qual è la tua sensazione, Maurizio, scusami, perché la domanda che volevo farti, cioè sulla giocabilità di questo campionato, sulla consistenza di Inter e Juve, che oggettivamente hanno delle rose superiori rispetto agli altri? Io credo che la Juve abbia il problema di un allenatore che probabilmente si rivelerà poi anche un allenatore di talento, ma che non ha mai allenato in vita sua, che ha cominciato a fare degli esperimenti, ha portato delle idee anche interessanti, ma insomma, sai, parliamo sempre di uno che fino a due mesi fa faceva un altro mestiere, o quantomeno non faceva questo mestiere, però la rosa è molto forte, ma solo il fatto che quest'anno hanno un centravanti che non avevano l'anno scorso, perché Higuain era solo la pallida copia del giocatore che avete ammirato a Napoli, e avere questo Morata accanto a Ronaldo, cioè diventa molto facile fare l'allenatore, però la squadra continua ad avere qualche problema di equilibrio, forse anche perché qualche giocatore fuori, insomma. Adesso la Juve si è fatto due grandi vittorie, però con tutto il rispetto, Spezia e Ferencvaros non sono esattamente due squadroni, però la rosa è fortissima, anche lì qualche problema di equilibrio, ripeto, in questo momento non vedo un ammazza campionato, perciò quando non c'è un ammazza campionato è chiaro che diverse società, diverse squadre possono sognare di puntare allo scudetto. Il Milan, ripeto, secondo me non è ancora attrezzato per lo scudetto, però merita grande rispetto, perché insomma 23-24 risultati ultimi consecutivi, adesso non può essere una sconfitta a ridimensionarlo, anche se poi il Milan dovrà dare una riprova domenica contro il Verona, se fa una grande partita contro il Verona viene immediatamente cancellato lo scivolone con Lilla, se invece col Verona usa le stesse difficoltà, allora ci cominceremo a fare delle domande. Maurizio, grazie. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Compagnoni. Noi dobbiamo fermarci, però segnatevi questo nome, Youssouf Yassiki, perché il presidente Gerard Lopez, secondo me, farà un altro bel bottino vendendo questo calciatore che ha segnato 3 gol al Milan ieri. E mi è piaciuto molto anche Bradaric ieri, che il Napoli già seguiva, e il Napoli ci vede sempre bene su questi profili, poi prenderli non è facile. Dobbiamo fermarci, rientro ancora spazio poi 0816363633 e 3396669990 per i WhatsApp, a tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, io direi di andare proprio di filato con messaggi e telefonate adesso, visto che comunque ci sono tante persone che vogliono intervenire. È vero, noi ricordiamo ancora una volta i contatti, lo 0816363 per le chiamate e il 3396669990 per i messaggi. Per esempio, vedi com'è strano il calcio, o quelli che pensano di volerne parlare, ma per carità, parlatene pure, perché non so chi si firma su questo messaggio. Ieri ho visto Milan-Lille, ho capito che il giocatore più scarso in rosa che aveva l'anno scorso il Lille era Osimhen, ed è riuscito ad affibbiarlo al Napoli. Un gran bel pacco, quindi, è la chiosa di questo amico. Sentiamo un messaggio vocale e poi andiamo al telefono. Buongiorno, da Lello da Quarto. Ciao Lello. Auriemma, se fai una riflessione, le migliori partite in Napoli di Gattuso, soffrendo, l'abbiamo fatto nelle 3 partite di Coppa Italia con Lazio, Inter e Juve, e più con l'Atalanta,
perché ci hanno permesso di giocare come vuole lui, coperti e compatti. Quando il Napoli non è compatto, è coperto e non c'è il centrocampo a tre, andiamo in sofferenza per le ripartenze, specialmente se ci sbilanciamo con tante mezze punte, perché il filtro a centrocampo è scadente con questi ragazzi qua, perché sono pure loro, sia Fabian che Zilischi, quando giocano sono lenti e non sono incontristi. Che ne pensi? Non ne penso affatto, Lello, perché non è una questione di modulo né di caratteristiche dei calciatori, è una questione di intensità, perché io voglio ricordarvi che il Napoli le migliori partite quest'anno le ha giocate da quando si è spostato nel 4-2-3-1, ne ha giocate bene e ha segnato anche tanti gol. E guardate che le ha giocate bene pure quando non c'era ancora Bakayoko, sia col Parma che con il Genoa. Al centrocampo c'erano Fabian Ruiz e Zielinski insieme nel centrocampo a due, quindi è una questione di testa, perché io non trovo possibile che il Napoli debba arrivare sempre secondo sui palloni, è una questione di testa. C'è Mimmo al telefono. Sì, buongiorno Raffaele. Volevo, no, non è specificatamente a te questa accusa, carissimo, ma è a 360 gradi sul giornalismo qui cittadino. No, non mi piace questa cosa, quindi se vuoi parlare d'altro... Allora parliamo d'altro, benissimo, okay, non perfetto. C'è problema. Vai. Però io voglio dire questo, qui si continua a dire, se manca Ronaldo pareggia col Crotone e allora non c'è problema perché non c'era Ronaldo, una corazzata come la Juve. Se invece mi manca Insigne, ma manca Zielinski da un mese, io è normale, sono tutti uguali, non cambia, e quindi lì giù a massacrare. Ma il problema è questo, ma la griglia che sono state fatte era dal quinto posto fino al ventesimo, e quali sono queste pretese dopo l'Atalanta? Chi si arroga questa cosa di dire dopo l'Atalanta si può lottare per lo scudetto? Certamente io, non i tifosi. Io lo dico che il Napoli può ancora lottare per lo scudetto, Le griglie, no. Le griglie, Mimmo, servono solo per fare la bracciata, altrimenti tu quando fai delle valutazioni prima che cominci il campionato o sei un indovino, per cui tu dici io so in anticipo quello che accadrà, magari mi dai anche i sei numeri del Superenalotto e dividiamo, non è che me li prendo tutti io, o altrimenti ognuno può dire la sua. Io continuo a sostenere che il Napoli si è fatto una squadra che può lottare per lo scudetto, caro Andrea Falco. Poi le pernacchie e l'indirizzo della Juve quando sono arrivati quei risultati sono partite come, e nessuno alzava la mano per dire manca Ronaldo, quindi non è neanche vero. Io questo, vi faccio notare che alla Juve è mancato Ronaldo in 4 partite, una l'ha vinta contro la Dinamo Kiev, una l'ha persa col Barcellona, 2 le ha pareggiate con il Verona e con il Crotone, quindi anche la Juve, se gli manca il grande giocatore, va in difficoltà. Sentiamo un messaggio. Buongiorno Raffaele, complimenti per il programma. Non dimentichiamoci che molti gol del Napoli sono stati fatti anche da fuori area. Certo. E bravo. Quindi questo è un altro particolare da non trascurare, bravo. Ok? Bravo, bravo, ciao. Bravo, bravo. Perché il Napoli non tira più da fuori e torna a fare quei tocchetti che vogliono entrare col pallone in porta, cosa che non vedevo più? Perché Andrea? Dammi la risposta, dammi la giusta. Ma non lo so, ma chi deve tirare da fuori? Cioè, Insigne, Politano. Quelli che tiravano prima. Basta, Fabian non è che il Napoli ne ha tanti. Ho capito, ma prima tiravano. Politano da dove tira? Da fuori tira, no Politano? Scusa. Politano, Insigne, sì. Ho capito, poi, vabbè. Demme non tira, Lobotka non tira, Bakayoko non tira. Non c'era nemmeno ieri. Pasquale al telefono. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Senti, stavo proprio ascoltando adesso voi, proprio Raffaele, quello che dicevi tu, era il mio pensiero. Noi non tiriamo, facciamo solo TikTok, andiamo, arriviamo alla tre quarti e torniamo indietro. Mi sembra di ricordare lo stesso gioco che avevamo l'anno scorso, esatto, quando eravamo in difficoltà, esatto. Uguale, non diamo mai profondità con una palla filtrante. Giochiamo sempre solo vicino e semplice. Gli unici che tentano di dare la palla in profondità sono Koulibaly e Fabian Ruiz. E gli altri no, giocano sempre all'indietro. Anche i nostri esterni giocano sempre all'indietro. È lo stesso errore, prendiamo sempre gol non marcando da vicino gli avversari. Esatto, anche questo, no? Certo.
c'è anche questo. È vero, va bene. È vero, però fammi dire una cosa: che la profondità per attaccarla, per sfruttarla, devi averla. Quando le squadre, si chiudono basse, è difficile. Allora, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Il centravanti. Ieri Petagna, quel ruolo di riferimento, sinceramente, non è riuscito a farlo, non teneva una palla a dispetto del suo fisico. Osimhen ha caratteristiche diverse, quindi non è cambiato niente rispetto all'anno scorso, anzi, cioè, forse in questi frangenti anche perso, perché almeno Milik veniva fuori a giocare. Messaggio vocale, sentiamo. Buongiorno, ancora una volta bocciato il tandem Dem-Lobotka, soprattutto per colpa di Lobotka, senza carattere gli altri in campo, grazie ai cambi che hanno veramente, scusate il gioco di parole, cambiato la partita. Buona giornata. Non so perché lo chiamate Lobotka. Che cos'è Lobotka? Sì. Io non lo so. Allora, noi ci spremiamo di chiamare Osimhen. Esatto. Osimhen, non so se tutti dicono Osimhen, perché abbiamo delle informazioni. Lobotka, la nostra fonte, la detta stampa della nazionale slovacca, quindi penso sia autorevole, si pronuncia semplicemente come si scrive, Lobotka, non ci inventiamo niente. Manuel al telefono, poi ce ne andiamo. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Un paio di cose veloci. Sì. Innanzitutto, non riferito a voi, che ne capite di calcio, però e vinciamo e non giochiamo bene, ci lamentiamo. E non vinciamo, ma giochiamo bene, però vogliamo il risultato. Allora, a me conta che il Napoli vince, poi può vincere tutte le partite, questo è un pensiero personale. Può vincere pure tutte le partite al 93esimo giocando male con gli autogol. Io voglio vincere. Poi dopo sta a chi di dovere aspettare ad analizzare perché si è giocato bene o male. Il tifoso poco fa ha detto bocciato il tandem Dem-Lobotka, ma quando mai giocheranno insieme? Ragazzi, c'è bisogno di turnover, questo è uno. La seconda cosa, e questo mi fa piacere, penso che anche tu la pensi come me, nulla togliere, ripeto, a Mario Rui, che quando scende in campo è da tutto se stesso. Ma come è stato bello ieri Raffaele vedere quella fascia di sinistra, Gulam, Zielinski, Insigne, che hanno fatto quell'azione che poi non si capisce il portiere come ha parato. Hai ragione. L'ultima cosa, bellissimo, l'ultima cosa, questo Milan che tutti esaltano ad oggi, tranne solo che con l'Inter, che sappiamo che comunque c'è i problemi suoi anche interni, ok? Ma con chi ha giocato, ragazzi? Ha acciappato due squadre che giocano a pallone, Roma e Lille, una l'ha pareggiata e una l'ha persa. Quindi tutti questi tifosi che Milano, cioè ragazzi, il campionato è lungo. È vero. Alla fine vincerà chi è più compatto, chi ha la rosa più lunga e di qualità, cosa che avrà il Napoli. Quindi io penso che, come hai detto tu, le griglie si fanno in estate, ma non c'è poco paragone tra il Napoli e il Milan. Quindi ti siamo salutare, e sosteniamo. Manuel, grazie sempre a te e saluto tutti gli amici che ci hanno scritto, messaggiato e telefonato. Purtroppo il tempo è tiranno e noi non riusciamo a sconfiggerlo, quindi ci dobbiamo fermare e cercare di andare. Speriamo che Napoli sconfigga il Bologna, perché il pareggio di cui parlavamo prima ce ne facciamo poco, ce lo facciamo alla griglia, adesso ci vorrebbe. Scusate, poi torniamo a parlarne lunedì di quel che sarà stato, lo faremo con Raffaele Auriemma, ovviamente, che ringrazio, così come tutta la nostra redazione e il nostro capo ufficio stampa Paolo di Genova. Buon weekend Raff, buon weekend a Tony Modalla, a parte te. Anche a te caro Andrea Falco, ovviamente. Adesso l'informazione sportiva continua, le ultime anche per capire che tipo di Napoli sarà a Bologna, quante sostituzioni sono previste per la sfida del Dallara, lo sentirete nel corso dei 60 minuti di Marte Sport Live. Noi ci risentiamo lunedì. Ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.